Certamente mi fa molto piacere questa onorificenza arrivata molto tardi, ma per fortuna arrivata, perché l'ANED ha questo grandissimo merito che poche altre associazioni hanno, di guardare al futuro, di non accontentarsi degli orrori del passato, ma di coltivare quelle nuove generazioni che il più delle volte non conoscono la storia, e di questo siamo testimoni tutti i giorni con quello che vediamo, con quello che non vorremmo vedere ma che siamo costretti a vedere. Basta aprire la televisione, non perché uno abbia delle notizie particolari, basta aprire la televisione e vediamo delle cose nel mondo, in Europa, che non avremmo voluto vedere. Voglio essere una figlia dell'ANED, voglio essere una figlia come lei. Non voglio essere una futura bisnonna come sto per essere, di una bambina che non conosca il passato. Quelli che devono nascere, quelli che sono giovani adesso, devono studiare la storia e devono essere la nostra speranza per il futuro.